Buongiorno e benvenuti a tutti a questo video. Voi sapete che il governo nell'ultimo decreto ha stanziato 400 milioni in buoni da 25 euro, massimo due buoni per famiglia, da dare a discrezione dei sindaci di ogni comune ai cittadini che più ne hanno bisogno. Ma dobbiamo rilevare delle anomalie, chiamiamole anomalie. Parma e Ferrara sono quelle che lasciano di più il segno. Ma cosa succede a Parma, per esempio? Chi chiede di ricevere il buono da 25 euro dovrà infatti avere una certificazione antifascista, un bollino antifascista. Il regolamento del comune, che si applica a chiunque chiede agevolazioni, contributi, patrocini all'amministrazione, viene applicato anche per l'erogazione dei buoni spesa. Quindi, quando voi chiedete il buono spesa, dovete compilare un modulo dove dichiarate di non essere fascisti, di non essere nazisti, neofascisti, neonazisti, di non partecipare a manifestazioni di intolleranza, di non essere razzisti, di non essere... C'è tutto uno scritto di diverse, di parecchie righe dove voi dovete autocertificarvi come liberi da... tendenze neofasciste, ecco, bollino antifascista. Fratelli d'Italia attacca e chiede chiarimenti al governo, che chiede i buoni, deve firmare una dichiarazione nella quale attesta di riconoscersi nei valori della Costituzione e della democrazia, ripudiando, come dicevamo, nazismo, fascismo, xenofobia e razzismo. Il provvedimento nacque alcuni anni fa, in occasione di una polemica sorta sulla concessione di una sala comunale a Forza Nuova, e negli ultimi anni è stata applicata non solo a tutti quelli che hanno collaborato con il comune a vario titolo, ma anche a quelli che hanno chiesto e ottenuto i benefici del servizio sociale. Che cosa c'è scritto in Costituzione? La Costituzione italiana vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del Partito Nazionale Fascista. Però una persona che chiede dei buoni spesa non ha intenzione di ricostituire il Partito Nazionale Fascista PNF. Quindi, se per chiedere qualunque cosa, da quello che si capisce, nel comune di Parma devi dichiarare di essere antifascista, risulta un po' anacronistico, un po' fuori dal tempo, un po' il fascismo non c'è più da oltre 70 anni, 80 anni, non esiste più proprio per Costituzione, quindi che significa che devi firmare un modulo dove ti dichiari antifascista? Ma non è il problema di firmare il modulo, fai una firma, è il concetto che non ha nessun senso, non ha nessun senso, perché tu poi puoi essere un fascistone di prima categoria e firmi il modulo e ti danno, ma non ha nessun, diciamo che non ha nessun senso, ecco. L'unico fastidio per chi lo firma, dice, ma che vuol dire sta cosa qua, devo firmare di essere antifascista, sì, loro dicono perché nella Costituzione i valori, di riconoscersi nei valori della Costituzione, ma che c'entra nel modulo per richiedere, ma anche per altre cose in passato era venuta fuori la stessa identica cosa, che per chiedere, non so, un passo carraio devi firmare il modulo che sei antifascista, nel senso... ovviamente tutti si riconoscono nei valori della Costituzione, la Costituzione è la carta magna dell'Italia, quindi capite che anche se loro giustificano, nacque tanti anni fa quando una concessione a Forza Nuova di qua e forza di qui e forza di là. Invece che cos'è che è successo nel comune di Ferrara, gestito invece dalla Lega?
A Ferrara c'è Alan Fabbri, appunto come dicevamo del Carroccio. La giunta ha deciso dei criteri per l'assegnazione dei buoni spesa per l'emergenza economica. Nella città, che era una volta di sinistra, il requisito è per avere i buoni spesa e avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, oppure un permesso di soggiorno di lungo periodo o ancora la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extracomunitario o di cittadino dell'Unione Europea. Quindi qui lo slogan, diciamo, è prima gli italiani. Una mossa che innesca una dura polemica politica. La decisione della giunta è un'offesa, dice Leonardo Fiorentini, di Emilia-Romagna coraggiosa, anche nel tragico momento che stiamo vivendo. Classificare, dice, le persone non in base al bisogno e allo stato di necessità, ma in base alla nazionalità è politicamente ed eticamente vergognoso. In Romagna anche la giunta di centrodestra di Forlì ha adottato lo stesso criterio di assegnazione, mentre Rimini, centrosinistra, richiede la residenza nel comune. Naturalmente, allora partiamo dall'ultimo. Rimini, centrosinistra, chiede la residenza nel comune. Ci sono persone bisognose che a volte non hanno la residenza, chiamiamoli invisibili, sono senza fissa dimora, magari si sono spostati da una città all'altra e sono poi rimasti lì, quindi non hanno nessuna residenza. Che facciamo? Non gli diamo da mangiare perché non sono residenti nel comune? O comunque, c'è differenza tra chi non risiede nel comune e chi risiede invece da un'altra parte? Se è lì e non magari in quel comune senza residenza per chissà quale motivi non gli dai da mangiare perché non ha la residenza all'anagrafe, risiede nel comune di Rimini. Ecco, anche questo non ha senso. Mentre passiamo al comune di Ferrara. Nel senso, tutti quelli che sono a vario titolo sul comune, nel territorio comunale, che siano gente che è lì per lavorare, turisti bloccati, gente che è lì perché è residente nel comune, perché è europeo, perché è extraeuropeo, perché attenzione, con il termine extracomunitario non andiamo a identificare solo chi è fuori dalla. Extracomunitario vuol dire persone che vengono fuori dalla comunità europea. Fuori dalla comunità europea può essere un russo, può essere un americano, può essere un argentino, può essere un indiano, un cinese, un australiano, un africano. Quindi con il termine extracomunitario, che è entrato nel linguaggio comune italiano come dispregiativo di persone che vengono dal continente africano, attenzione che extracomunitario è comunque, significa al di fuori della comunità europea. Quindi, che abbia la carta di soggiorno, che abbia un permesso di lavoro, attenzione, uno che ha un permesso di lavoro sicuramente non vedo rientrare in questi requisiti. Cittadinanza italiana oppure dell'Unione Europea, permesso di soggiorno di lungo periodo, ancora la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extracomunitario, non c'è scritto. Per esempio, uno che è qui per studio a Ferrara non può richiedere la carta, il buono spesa perché non è un permesso di lungo periodo. Se è un turista bloccato non la può richiedere. Se viene al di fuori della comunità europea, in teoria qua non lo può richiedere. Il comune dice comunque questo va a proteggere quelli che sono delle persone che ne hanno realmente bisogno, mentre gli altri magari hanno altri sistemi di assistenza. Vediamo cosa dice Fabbri, che rivendica la scelta sostenendo che i buoni spesa legati a questa emergenza devono essere utilizzati soprattutto da chi non usufruisce e non ha mai usufruito di altri aiuti. Devono servire ai lavoratori precari, ai professionisti che si trovano all'improvviso senza entrate, ai cassa integrati, agli imprenditori bloccati nelle loro attività. È evidente che chi
già è seguito dai servizi sociali in termini economici, continuerà ad esserlo. Secondo il sindaco leghista, le polemiche sui criteri che abbiamo individuato per l'assegnazione dei buoni spesa sono frutto di un pregiudizio politico. Bene, nel senso, poteva metterla giù diversamente il sindaco dicendo naturalmente verranno avvantaggiati chi non ha già assistenze sociali economiche di nessun tipo, nel senso che sia un italiano o sia una persona che non è della comunità europea, che ha bisogno di mangiare e non è assistito da nessun servizio sociale in termini economici, lo aiuteremo noi. Naturalmente, se tu sei straniero e già sei in un centro dove ti danno da mangiare tutto quanto, non do i soldi a te, magari li do a un altro, magari li do a un altro che non ha comunque la possibilità di mangiare. Probabilmente, io non so, non posso entrare nella testa di questo sindaco, non ho idea realmente qual era la sua intenzione. Naturalmente su sindaci e funzionari della Lega i riflettori sono sempre puntati, ogni minima parola viene subito presa per attaccare come razzista, xenofobo, neofascista, eccetera, eccetera. Un consiglio agli amministratori della Lega: attenzione a quello che dite, le parole a volte sono come dei macigni. Volete dare i soldi solo a quelli che realmente hanno bisogno? Ditelo in un altro modo, dite: quelli, noi diamo i soldi a quelli che hanno realmente bisogno, chi sono assistiti da servizi sociali, allora no, perché questi vanno solo realmente a chi non ha nessun tipo di entrata economica. Forse così si sarebbero evitate delle polemiche. Questo è il mio consiglio, che non sono nessuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche nella community, dove trovate tanti anche sondaggi a cui poter partecipare, e siamo in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.